Buongiorno e benvenuti di nuovo, ci scusiamo ovviamente per la piccola interruzione, per il problema tecnico, ripartiamo da capo con questo appuntamento, questo webinar organizzato da Metrocargo Italia, un webinar che tratterà di intermodalità tra Ovest ed Est. Affronteremo il tema e analizzeremo questa rete di servizi logistici che promette di unire l'Italia da ovest a est, tutto il nord Italia. Lo farò ovviamente non da solo, nella moderazione dell'incontro mi aiuterà il direttore di Transport Fabio Pasquarelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora bene, scusateci ancora per il disservizio, ma cose che capitano. Il bello della diretta. Il bello della diretta, sì. In realtà insomma sarebbe più bello che non succedesse, ma oggi è accaduto, ce ne scusiamo. No, mi fa piacere riuscire a... siamo riusciti a organizzare questo incontro perché insomma, il tema dell'intermodalità è un tema da tempo, diciamo, nel mondo del trasporto di grande attualità, di grande discussione. Il fatto che poi in Italia, non solo in Italia, il trasporto sia incentrato da sempre sulla gomma è un fatto assolutamente... insomma, è un fatto negativo che in qualche modo diciamo, gli operatori del settore stanno cercando di modificare e anche con l'aiuto del governo. Quindi oggi avremo non solamente chi diciamo, fornisce il servizio, ma abbiamo con noi anche, avremo con noi, avremo in webinar anche diciamo, chi usufruisce del servizio di trasporto ferroviario. E questo ci fa piacere perché riusciremo a chiarire e a capire a 360 gradi quali sono le modalità del servizio erogato e soprattutto quali sono i bisogni e quali sono le ragioni che hanno spinto anche alcune aziende a utilizzare questo tipo di servizio. Allora, io partirei subito con l'ingegner Guido Porta, che è amministratore delegato di Metrocargo, che ha una breve presentazione, così vediamo di inquadrare subito il tema. Grazie, ingegnere. Buongiorno a tutti e grazie dell'attenzione. Se facciamo partire, perfetto. Allora, riparto a dire le cose che forse avete visto ma non avete sentito. Borgo San Dalmazzo è un'area delle Ferrovie dello Stato, di RFI, che era dismessa, che con l'impegno di tutti, in particolare della direzione RFI di Torino, e ringrazio l'ingegner Pitisci per l'aiuto che ci ha dato, e siamo riusciti a riattivare. Oggi stiamo facendo più o meno un treno giorno a seconda delle situazioni stagionali, eccetera, eccetera. Da una realtà che, come vedete anche dalla fotografia, è relativamente piccola. Gli investimenti che facciamo come azienda di intermodalità sono per casse mobili, gru e per il personale che deve essere particolarmente qualificato per effettuare tutto il servizio. Mentre invece per quel che riguarda le imprese ferroviarie partner, gli investimenti importanti sono nei locomotori, come potete vedere, che devono andare in tutte le condizioni. Quando ci sono problemi, tra l'altro di neve o di maltempo, non è il locomotore che si ferma, ma è il sistema intorno. Che io ricordo sempre che quando ero ragazzo andavamo a pulire gli scambi delle ferrovie a mano, oggi invece che tutto automatizzato, se nevica ci si ferma. Quindi, Borgo San Dalmazzo è nato proprio per collegare est e ovest. È in un'area interessante perché è un'area dove non ci sono altri terminal significativi e permette di andare a collegare appunto nell'ambito del nord-est la zona di Portogruaro e l'area di Mantova. Sto parlando di aree perché quando si parla di intermodalità noi facciamo dei servizi che collegano, diciamo, con dorsali ferroviarie, ma soprattutto poi andiamo a consegnare al cliente con il camion, quindi è un servizio completo. Questo lo farò, è un po' veloce, lo faccio ripartire più volte per darvi la possibilità di leggerlo con attenzione, perché nel nord-est noi abbiamo Mantova, Portogruaro e poi Castelguelfo nel centro. Nel nord-ovest Mortara e Borgo San Dalmazzo e poi c'è tutta l'area della Francia che è incentrata su Miramas e collega anche delle località al nord. Ingegnere, per replicare un po' quel piccolo intervento che avevo fatto, da Genova come portualità, lei ci diceva, no, arrivare a Borgo San Dalmazzo, diciamo, è già come dire, un piccolo segnale di quanto sia complicato, no, a volte collegare in maniera via ferro alcune aree.
bisogna andare a Torino e poi bisogna andare a Borgo San Dalmazzo. Sì, in giro Borgo San Dalmazzo, salvo andare con delle prestazioni molto limitate sulle linee verso Cairo, eccetera, bisogna fare il giro fino a Torino Trofarello e poi scendere giù. E quindi in questo caso la competitività di una relazione verso il porto è limitata, però qualche treno riusciamo a farlo. In questo caso questa slide ci permette di dare una valutazione, perché non vogliamo assolutamente essere annoverati tra i grandi intermodalisti come Mercitalia o come Loctainer, però nel nostro piccolo fare 170 viaggi al giorno in un percorso che è durato solamente 10 anni è un orgoglio. E anche verso l'ambiente la ricaduta è importante, perché in un anno noi riusciamo a far risparmiare 12.000 tonnellate di CO2. La sala operativa è il nucleo di tutte le nostre attività, perché deve essere operativa 24 ore su 24 ed è la stessa sala operativa che in parte gestisce anche il mondo delle imprese ferroviarie del gruppo, che sono In Rail e Fuori Muro in particolare. Ecco, le relazioni di cui parliamo oggi, che sono Borgo San Dalmazzo Mantova con 150 treni andata e ritorno e Borgo San Dalmazzo Porto Ruaro 64 treni. Ricordo che prima delle nostre attività questo tutto era tutto un traffico che andava su strada. Quindi facciamo risparmiare almeno 7-8.000 camion solamente su queste relazioni all'anno. La relazione nuova, di cui diciamo un po' uno scoop, siamo partiti il 14 gennaio, è una triangolazione che, come dicevo prima, nel mondo del trasporto stradale è normale, cioè un camion parte da un punto, arriva un altro, poi fa un percorso vuoto per ricaricare e tornare indietro. Sul treno è meno usuale, ma lo stiamo sperimentando con un buon successo e anche con dei prodotti che sono tendenzialmente poveri, perché sabbia e cereali sono le materie prime che non sono certo disponibili o pronte a pagare dei costi importanti. Tutti questi servizi sono fatti, se li facciamo su ferrovia, perché siamo più competitivi rispetto alla strada. Questo è lo sviluppo dell'attività dell'azienda, che è partita nel 2011. Anche quest'anno, in una situazione un po' di controtendenza, è riuscita a crescere. Voi pensate che il trasporto ferroviario in Italia quest'anno è calato del 3%, noi siamo riusciti a crescere dell'11%. Questo per merito dei nostri clienti, di chi ha creduto in noi anche su queste relazioni est-ovest. Siamo anche stati annoverati tra le 400 aziende in Italia che sono cresciute di più, che questo è una ricerca che porta avanti la Repubblica. Ecco, questo è il network in cui si inserisce Metrocargo Italia, che prevede una serie di mestieri, in particolare il trasporto, quindi la trazione ferroviaria, la manovra con Traction Service. Abbiamo anche una Rolling Stone Company, una Rosco, che è Loco Italia, che abbiamo recentemente inseriti tutti i locomotori, diciamo, del gruppo, soprattutto attività di locomotori da manovra lì, innovazione, manutenzione e formazione del personale, in tutto per 340 persone circa. In Rail cito un caso, questa azienda non a caso, perché è la prima azienda privata italiana che ha scelto di internazionalizzarsi e di diventare impresa anche all'estero, in Slovenia già da un anno e mezzo, due, e adesso anche in Croazia, e ci aspettiamo di arrivare anche in Austria nel giro del 2021. Questo era quello che volevo comunicare, quindi lo spirito di un'azienda dinamica, giovane, che cerca di dare un servizio che secondo me è fondamentale per alleggerire il peso dei trasporti sulla strada e che è fondamentale anche per un minor impatto ambientale verso il nostro ambiente e anche un'efficienza di sistema, perché poi chi prova la ferrovia si rende conto anche dei vantaggi che
questa modalità. Ecco, ingegnere, noi combinazione Transport nacque nel 2013, quindi più o meno un paio d'anni dopo che voi avete cominciato a erogare i vostri servizi. Ecco, dal suo osservatorio privilegiato, cosa è cambiato in questi 10 anni? C'è una sensibilità notevolmente superiore e quindi anche, ovviamente, questo ce l'avete segnalato anche nella slide in cui si vedeva una crescita notevole del vostro business, però una sensibilità anche a livello nazionale, a livello governativo, perché diciamo deve essere anche il futuro il trasporto su ferro, no? Allora, partendo dalla fine, cioè a livello governativo, i recenti governi a partire da 5-6 anni hanno mostrato disponibilità e ci hanno anche dato un aiuto economico per recuperare un po' il gap che noi avevamo, perché voi immaginate un sistema estremamente regolamentato come la ferrovia che si confronta giornalmente con un sistema poco controllato, non poco regolamentato, che è il trasporto su strada. Però l'aspetto importante sono proprio i clienti, cioè gli operatori della grande distribuzione, della produzione di beni di largo consumo, che cominciano a credere che la ferrovia possa essere un'alternativa, perché noi veniamo da anni in cui il sistema ferroviario era particolarmente inefficiente, fino a 10 anni fa, quindi a volte non si trovava neanche più il treno, no? E convincere il cliente che un po' l'avvento dei privati, l'efficienza dei sistemi, eccetera, ha portato a una maggiore ottimizzazione ed efficientamento non è facile, però quando ci si riesce poi noi... non abbiamo praticamente clienti che abbandonano la ferrovia dopo che l'hanno provata. Bene, Marco, allora a questo punto io ti ripasserei la parola perché esatto. Facciamo parlare anche un po' la pubblica amministrazione. No? Esatto, assolutamente, perché come abbiamo detto all'inizio, in questo incontro cercheremo di far parlare tutti gli attori che compongono questa catena, che compongono questa catena virtuosa. E allora partiamo dall'interlocutore autorità. Dall'interlocutore pubblico, perché dovremmo avere collegato con noi Ezio e Elia. Eccolo qua, lo vedo. Buongiorno e benvenuto, responsabile della programmazione e pianificazione della Regione Piemonte. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie agli organizzatori per questo invito, perché è un'ottima occasione di dialogo tra le istituzioni e gli operatori, quindi molto preziosa. E allora partiamo, diciamo, dall'ovest, visto che ci sposteremo da ovest verso est, partiamo con l'ovest e le chiediamo subito di darci quella che è la testimonianza di Regione Piemonte, l'esperienza soprattutto di Regione Piemonte in questa serie di servizi che, appunto, dicevamo, di intermodalità per collegare l'ovest con l'est del nostro nord Italia. Che cosa si fa, che cosa si è fatto e che cosa si può fare? Ancora. Provo a raccontarvi in pochi minuti come si inquadra questo argomento dentro le politiche regionali sui trasporti. Intanto l'intermodalità ferro-gomma è sicuramente un approccio trasportistico che calza perfettamente con gli obiettivi del piano regionale della mobilità. La regione nel 2018 ha approvato un piano ambizioso, strategico, con un orizzonte al 2050 e quindi tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono contenuti nel piano e quindi è evidente che un trasporto intermodale è assolutamente allineato e le politiche regionali tentano, nei limiti del possibile, di promuoverlo. Pertanto l'iniziativa di cui stiamo parlando per noi è un esempio perfetto e apprezzabile. Il Piemonte, lo sapete, siete tutti del mestiere, è posto all'incrocio di corridoi europei di grande traffico, che sono però ancora in fase di miglioramento. Pensiamo alla Torino-Lione e a quant'altro, al Terzo Valico. Quindi le politiche trasportistiche della regione partono chiaramente da questo assunto e puntano a sfruttare al massimo questa opportunità geografica, che però al di là di quelli che sono gli assi principali vede poi una ricchezza di rete ferroviaria di adduzione rispetto a questi assi principali. E l'esempio su Borgo San Dalmazzo che è stato presentato è un esempio di nuovo molto interessante di quella che potrei definire un'intermodalità di prossimità.
perché la rete ferroviaria piemontese, e questa è una ricchezza che non è uguale in tutta Italia, è una rete molto antica che vede rami ferroviari andare anche in territori marginali da un certo punto di vista, che poi in realtà sappiamo che sono i territori dove è nato lo sviluppo industriale italiano. Non ho tutta la fascia pedemontana del nord Italia, è stata la base dello sviluppo industriale, e ancora oggi c'è un tessuto produttivo estremamente importante. E quindi la crisi del trasporto ferroviario, che è stata già segnalata e che oggi vede veramente una rinascita, può contare, almeno per il Piemonte, su questa rete antica, che può permettere all'intermodalità di arrivare anche in luoghi marginali rispetto agli assi principali. Il problema qual è? Che essendo una rete molto antica, da un punto di vista prestazionale non è aggiornata, come è stato già segnalato, e quindi ha bisogno di grossi investimenti per essere ammodernata. Quindi c'è sicuramente da parte della regione un apprezzamento della capacità imprenditoriale di chi, come Metrocargo o altri, riesce a lavorare su queste nicchie rispetto a quelli che sono gli assi fondamentali. Perché è solo con la crescita di una domanda ferroviaria che si riesce a collaborare tra l'ente pubblico e RFI nel portare gli investimenti che sono necessari per migliorare le prestazioni di questi tratti di linea. La regione ha in responsabilità sua solo due linee, che sono la Canavesana e la Ceres. Anche su queste la regione sta facendo grossi investimenti e sta anche portando avanti un processo per raccordare la Ceres, che è isolata, alla rete ferroviaria nazionale, e portare poi tutto il sistema agli standard nazionali attraverso una gestione concentrata su RFI. Quindi l'obiettivo della regione è proprio puntare su questa possibile intermodalità anche sulle reti secondarie, cercando di portare a miglioramento prestazionale tutte le linee. E l'analisi di dettaglio su questi miglioramenti viene fatta proprio in questo periodo, in collaborazione anche con RFI, attraverso quello che è il piano operativo che la regione sta facendo, che è il piano attuativo del piano strategico di cui vi ho accennato prima. Quindi un piano strategico con orizzonte al 2050, ma un piano attuativo diviso in due, piano mobilità delle persone, piano mobilità delle merci, che con un orizzonte decennale va a definire quali sono e dove sono necessari gli investimenti per migliorare gli standard prestazionali delle linee, per quello che ci riguarda qui sul carico delle merci. Chiaramente dare anche un ordine di priorità, perché poi il tema evidente, è noto a tutti, è la ristrettezza delle risorse, quindi è fondamentale avere una pianificazione che dica dove cominciare ad investire per migliorare le linee, perché non riusciamo a farlo in maniera contemporanea su tutti i fronti. Per concentrarci quindi sulla parte più interessante rispetto all'asse di trasporto, diciamo est-ovest dal Cuneese, vi posso dire che gli interventi della regione riguardo alla linea di Savona, quindi la Fossano, Torino-Fossano-Savona, sono stati a livello di programmazione internazionale, quindi rispetto ai corridoi TEN-T, segnalare che questa linea, che è già dentro la rete comprehensive, non è da considerarsi soddisfacente, ma ha bisogno di implementare le prestazioni e di potenziarne la capacità. Nessuno si sogna di fare una galleria di base come il Terzo Valico, dobbiamo essere realisti, però siamo sicuri che alcuni interventi possano migliorare decisamente la capacità ferroviaria anche su questa linea. E invece, ancora più concretamente, attraverso una rimodulazione di risorse del Fondo Nazionale FSC per un valore di 10 milioni di euro, sono già state messe a disposizione queste risorse di RFI, che sta portando avanti i lavori di miglioramento
Borgo San Dalmazzo, come sono già stati indicati, che vedono l'adeguamento del piano caricatore militare, l'installazione di fari e entro dicembre 2021 la realizzazione di due nuovi binari con una capacità di 400 metri e un'asta di manovra elettrificata con capacità maggiore di 250 metri per le manovre e il ricovero dei locomotori. Anche su Cuneo è stato fatto un intervento con il ripristino di due binari e poi in generale sulla linea da Trofarello a Fossano sono già stati fatti da RFI i rilievi e le indagini e sono in corso le progettazioni per fare tutti i miglioramenti necessari. Lo stesso nel tratto fino a San Giuseppe di Cairo. Entro aprile 2021 dovrebbero essere attuate le attività di indagine sulle opere d'arte nel tratto Fossano-Cuneo e anche Borgo San Dalmazzo-Busca. Ecco, dottore Lia, scusi se la interrompo, lo interrompo perché lei è stato estremamente puntuale e ci ha... io però quando ho sentito 2050, no, adesso siamo nel 2021, chiaramente c'è ancora qualche annetto. Però è vero che lei invece poi ci ha elencato molto puntualmente, come dicevo, tutta una serie di interventi che ovviamente hanno delle scadenze fortunatamente molto più ravvicinate. È una domanda, mi rendo conto, anche molto difficile. Sappiamo bene quali sono le risorse oggi a livello globale, a livello governativo, ma anche a livello locale e regionale. C'è la possibilità, secondo lei, di riuscire a, come dire, stringere un pochino, soprattutto ovviamente su quelli che sono stringere la tempistica su quelli che sono gli interventi ovviamente più urgenti che in qualche modo possano dare effettivamente respiro a questo tipo di modalità che è fondamentale, come sappiamo bene tutti. Allora, da parte nostra svolgiamo la massima pressione possibile. Come ho detto, sulla rete ferroviaria il ruolo della regione è di tipo indiretto. Tolto quei due rami che sono in proprietà regionale, che sono appunto però nella zona torinese, sul resto della rete la regione quello che può fare, e l'esempio che ho portato è uno di questi, è riuscire a aggiungere delle risorse a RFI rispetto a quelle che RFI già ha dentro il suo contratto di programma e in questo modo riuscire ad accelerare quello che è il miglioramento della rete. Il nostro impegno continua, dopodiché sappiamo anche che RFI non riesce a fare tutto insieme da tutte le parti. Ha davanti un'intera nazione con mille problemi di rete e quindi capisco che anche loro debbano poi scegliere dove destinare anche le forze umane, perché al di là delle risorse economiche... Bene, io Marco... Il piano di cui vi ho parlato, quello in orizzonte decennale, serve proprio... in un contesto di dialogo con gli operatori, con il territorio, a scalettare una priorità. Perché poi la scommessa è proprio quella. Cioè, adesso stiamo finendo il terzo valico, bisogna fare in modo che a terzo valico finito il resto della rete sia il meglio possibile. Lo stesso si dovrà fare nel momento in cui verrà completata la Torino-Lione. Queste sono un po' le macro priorità. Certo. Però, come dicevo, c'è anche questo interesse della Regione a non perdere questa rete secondaria, se vogliamo chiamarla così, come può essere il caso di Borgo San Dalmazzo, perché proprio i traffici di cui stiamo vedendo l'esempio ci dimostrano che secondaria non è. Riusciamo ad evitare centinaia di camion e ottenere quindi un trasporto moderno e soprattutto anche a mantenere una produzione imprenditoriale importante in tutto il Piemonte, perché altrimenti andremo pian pianino a vedere le imprese che si spostano laddove ci sono gli assi principali. Bene. Questa sarebbe una perdita di competitività per tutto il territorio. Bene, grazie allora Ezio Elia, responsabile della programmazione e pianificazione di Regione Piemonte, che invito naturalmente a restare collegato con noi se i suoi impegni glielo consentono. Direi di andare avanti e di proseguire in quello che è un percorso ideale da ovest verso est e di spostarci quindi sulla zona di Valdaro e per introdurre poi questa seconda parte, chiamiamola così, del nostro incontro, direi di andare a vedere il servizio che Transport ha realizzato su uno dei servizi ferroviari messi in linea proprio
su questa tratta. Viso nel quale tutti gli attori coinvolti, dando il loro contributo fattivo, ottengono un consistente moltiplicatore di benefici. È l'esperienza sviluppata da Fuorimuro e Metrocargo per il trasporto di tonnellate di sabbia dal Robilante, in provincia di Cuneo, fino alla zona del Mantovano, dove questa sabbia viene lavorata e trasformata in contenitori in vetro. Siamo partiti a metà del servizio. Diamo il tempo alla nostra regia di riavvolgere velocissimamente il nastro del servizio, perché non vogliamo privarvi della parte iniziale. Chiedo alla regia se siamo pronti col servizio, altrimenti passiamo al prossimo ospite e poi il servizio. Diamo il servizio, mi dicono. Pronti? Servizio di trasporto che esalta intermodalità e con essa attenzione e rispetto per l'ambiente, senza dimenticare le necessarie economie di scala e coinvolgendo nel circolo virtuoso anche le istituzioni locali. Una sorta di joint venture positiva finalizzata a un percorso condiviso nel quale tutti gli attori coinvolti, dando il loro contributo fattivo, ottengono un consistente moltiplicatore di benefici. È l'esperienza sviluppata da Fuorimuro e Metrocargo per il trasporto di tonnellate di sabbia dal Robilante, in provincia di Cuneo, fino alla zona del Mantovano, dove questa sabbia viene lavorata e trasformata in contenitori in vetro per alimenti. Siamo riusciti ad individuare, per conseguire questo risultato, un terminal molto vicino alla loro cava, ubicato a Borgo San Dalmazzo, che era un terminal di proprietà RFI, che però non era più utilizzato da tanti anni. Lo abbiamo attrezzato con una restaker, abbiamo comprato delle casse mobili 30 piedi atte a questo tipo di trasporto e ci siamo occupati di tutta la catena logistica, dal picking fino alla consegna finale, utilizzando la nostra impresa ferroviaria del gruppo, che è appunto Fuorimuro. Siamo riusciti con questo trasporto a levare circa 100 camion alla settimana dalla strada. La prima sfida da affrontare per il gruppo è stata quella di recuperare un terminal a Borgo San Dalmazzo, di proprietà di RFI, ma abbandonato ormai da molti anni. Dopo un'attenta ricerca abbiamo appunto individuato questo scalo, che non era utilizzato da diversi anni, e anche grazie agli investimenti di RFI, che ha sistemato, diciamo, la parte del piano caricatore e che concluderà gli interventi con una capacità sicuramente superiore rispetto a quella attuale, in quanto costruirà anche nuovi binari per agevolare anche le manovre ferroviarie e quindi tutti gli spostamenti. Questo ci ha garantito la possibilità di avviare questo traffico, appunto, nonostante le difficoltà, e ad incrementare il numero di treni che abbiamo cominciato da qualche anno e che stanno avendo un ottimo successo. Una prima tappa raggiunta grazie soprattutto alla stretta collaborazione fra le due aziende del gruppo InRail. Il fatto di appartenere ad un unico gruppo fa sì che riusciamo a fare notevoli sinergie e quindi a rispondere in modo molto positivo alle richieste del cliente, soprattutto considerando che i nostri clienti sono clienti che prima utilizzavano principalmente come modalità di trasporto il tutostrada. Quindi sono clienti che sono abituati alla flessibilità, sono abituati ad avere un riscontro immediato da parte del camion, e il treno è già un sistema di trasporto più rigido, ma il fatto che apparteniamo allo stesso gruppo permette di fare notevoli sinergie, sia in termini di comunicazione. Sappiamo immediatamente come sta viaggiando il treno, sappiamo se anche noi magari siamo in ritardo con la caricazione e lo scarico del treno, lo possiamo comunicare ai nostri colleghi dell'impresa, e quindi questo fa sì di dare un certo servizio, di una certa affidabilità al cliente finale.
Ma questa triangolazione positiva non avrebbe senso compiuto se ad uno dei vertici non ci fosse un cliente non solo soddisfatto, ma anche capace di scommettere in una logistica green e sostenibile, riconvertendo la propria supply chain dalla gomma al ferro. Crediamo fortemente nel trasporto intermodale e questo è il motivo per cui in un territorio come questo, dove stiamo investendo tanto, e ci siamo appoggiati praticamente su questa struttura con i nostri fornitori e con gli operatori logistici dei nostri fornitori, proprio per garantire questa intermodalità e togliere dalla strada un volume di quasi 100 camion a settimana, garantendo un risparmio di emissioni di anidride carbonica di oltre 1000 tonnellate per anno su questa tipologia di flusso. Quindi crediamo veramente molto in questa scelta. E in questa strategia di win-win, come detto, non poteva mancare la presenza delle istituzioni con la provincia di Mantova, una presenza che garantisce collaborazione all'iniziativa degli attori privati, fornendo progetti di sviluppo delle infrastrutture esistenti in un'ottica che nel medio-lungo periodo traguardi ricadute positive per tutto il territorio. Siamo all'interno di un'area che ha una radice lontana, ma che oggi vede già un pieno sviluppo e soprattutto delle prospettive ulteriori di crescita. Dietro di me c'è un binario, ma ce ne sarà un altro, 750 metri, quindi anche più vasto, potrà permettere un raddoppio della capacità del porto, un raddoppio di un servizio che si offre al territorio in maniera integrata soprattutto col mondo delle aziende. Io credo che siamo all'interno di un contesto dove si evidenzia che lo sviluppo sta insieme alla sostenibilità. Questa è la grande sfida di oggi e qua si può vedere, perché di fatto noi abbiamo una forte riduzione di quello che è il trasporto su gomma, a favore di forme di trasporto più idonee rispetto alla tipologia dei prodotti trasportati, che ha un certo pesantezza anche nel contesto nostro, ma che sono necessari al nostro sviluppo e che qui trovano un rispetto più vasto per l'ambiente. Un aumento della capacità di incoming del porto e anche uno sviluppo dell'illuminazione su quello che è il tratto del nostro binario che porterà a raccordo con RT. E allora abbiamo introdotto, diciamo così, questa seconda parte, questa seconda zona geografica, chiamiamola così, e entriamo nel merito con altri due ospiti. Il terzo ci fa già compagnia qui in studio e lo salutiamo, visto che lo avevamo presentato solo nel momento di mutismo della trasmissione. È qui accanto a noi Antonino Virgillito, direttore della supply chain di Verallia Italia. Benvenuto, poi ovviamente daremo la parola. E ovviamente Marco, il pubblico che ci segue avrà riconosciuto, nel senso che il titolo del convegno impedisce di vedere i sottopancia. Assolutamente, ma oggi ora li presenteremo. È stato intervistato nel servizio di pochi secondi. Visto che non si leggeva, ce lo siamo portati qua direttamente in studio. Collegati invece con noi ci sono altri due ospiti, uno l'avete visto anche all'interno del servizio, si tratta di Paolo Galeotti, vicepresidente della provincia di Mantova, eccolo qua, lo saluto, alla sinistra dell'inquadratura, alla destra invece abbiamo Carlo Rosignoli di International Propeller Club Port of Mantova. Buongiorno a tutti e due e benvenuti. Buongiorno. Partirei da Galeotti, le chiedo vicepresidente un po' di allargare, ampliare quello che ci siamo già detti nel momento in cui è stato realizzato il servizio in quella appunto di Mantova, perché lei ha usato due parole, sostenibilità e investimenti, che sono un po' il programma, diciamo così, dei prossimi anni per sostenere questo tipo di iniziative. Sì, buongiorno a tutti, e ringrazio ancora dell'invito e saluto tutti i partecipanti. Il servizio è già stato efficace un po' nel raccontare quello che sta avvenendo a Mantova. Il mio intervento vuole testimoniare quella che è la volontà dell'amministrazione provinciale, del presidente Morselli, e quelle che sono le azioni in programma sul territorio mantovano a servizio delle imprese. Come vicepresidente confermo innanzitutto la volontà di questa amministrazione di perseguire l'obiettivo condiviso da Europa, Regione Lombardia ed enti locali di realizzare in Mantova un polo per la logistica sostenibile. La peculiarità di Mantova, città di pianura, servita da idrovie di classe quinta,
insieme alla nuova dotazione infrastrutturale ferroviaria, gettano le basi per un vero e proprio distretto logistico di nuova generazione. Il nostro territorio, che da anni investe in questo settore, comincia a raccogliere le adesioni di imprese all'avanguardia nei trasporti, che trovano nei nostri impianti le condizioni di coniugare lavoro e sostenibilità. In questo il servizio credo che sia stato efficace, la collaborazione con Metrocargo è una testimonianza. La qualità della nostra vita dipende da un sistema di trasporti efficienti e accessibili, allo stesso tempo i trasporti rappresentano una delle principali fonti di pressioni ambientali, contribuendo ai cambiamenti climatici, all'inquinamento atmosferico e al rumore. Le infrastrutture di trasporto occupano grandi fasce di suolo e contribuiscono all'espansione urbana, alla frammentazione degli habitat e alla impermeabilizzazione del suolo. Attualmente i trasporti sono responsabili di oltre un quarto delle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione Europea e a cascata in Lombardia e Mantova non è prevista un'inversione di tendenza. La riduzione degli effetti negativi dei trasporti rappresenta un importante obiettivo strategico della nostra amministrazione, che si propone di adottare misure e direttive che vanno nella direzione della protezione dell'ambiente, la vera sfida che dobbiamo affrontare per il futuro. Maggiori quote riusciremo a distrarre dalla strada alla ferrovia, maggiori benefici saranno per l'ambiente e i cittadini, oltre che minori costi per le pubbliche amministrazioni, che assorbono gran parte dei costi esterni dei trasporti, in termini di manutenzione infrastrutture, consumo di suolo, rumore e spesa sanitaria. Catene logistiche che si concentrano sull'utilizzo della ferrovia e che trasportano le materie prime per le nostre industrie sono passi importanti. Metrocargo garantisce le materie prime di trasformazione a vetrerie insediate nel nostro territorio provinciale, ma abbiamo anche piani per il trasporto di carta e per i colli siderurgici, oltre che per la chimica. Per il porto di Mantova-Valdaro, in particolare per gli impianti ferroviari, il bilancio provinciale ha già destinato somme importanti per il 2021, che vado a ricordare. Tra pochi giorni saranno consegnati i lavori per le opere di completamento relative ai binari, piazzali e banchini verticali. Il valore delle opere è di circa 2.600.000 euro e comprendono un nuovo binario di 750 metri di standard comunitario, oltre a piazzali per la lavorazione dei treni e impianti di raccolta e trattamento acqua. Entro l'anno saranno approntati progetti già finanziati dalla Regione Lombardia per la riqualificazione e adeguamento funzionale degli impianti elettrici ed illuminazione del raccordo ferroviario Frassino-Valdaro, per un totale di circa 800.000 euro. Si tratta di un intervento teso ad allargare l'operatività del raccordo ferroviario anche nelle ore notturne, aumentando la fascia di orario di utilizzo del raccordo in tutta sicurezza. Sempre entro l'anno approveremo il progetto esecutivo già finanziato per il completamento e il prolungamento dei binari esistenti e la creazione di una fossa cereali ferroviaria per il valore di circa 800.000 euro. L'intervento consentirà di lavorare treni cereali con una produzione di circa 200 tonnellate ora. È stato approvato il progetto definitivo per lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale degli impianti elettrici ed illuminazione delle piattaforme trimodali di Valdaro. Si tratta di un potenziamento della pubblica illuminazione dei piazzali e delle banchine portuali, contestualmente all'installazione di sensori che puntano al risparmio energetico. Il valore degli interventi è di circa 500.000 euro. Stiamo lavorando con RFI per meccanizzare completamente la manovra alla stazione di Frassine, da cui il nostro raccordo ferroviario dipende. È in svolgimento lo studio di una nuova catena logistica dedicata alla cartiera Progest, che ha appena avviato la produzione in Mantova e che ha individuato nel porto di Mantova-Valdaro il terminal ferroviario di riferimento dei container in transito di materie destinate alla lavorazione per produrre cartone da imballaggio, in tandem con l'opzione idroviaria di cui lo stabilimento è storicamente collegato ai laghi con una propria darsena. In collaborazione col Comune di Mantova, la provincia di Mantova ha già approvato il progetto preliminare avanzato di una nuova piattaforma logistica di retroporto ferro-gomma. L'area individuata è già di proprietà pubblica ed è collegata al raccordo ferroviario del porto. La sua realizzazione permetterà di concentrare i traffici ferro-gomma esternamente all'area di porto.
Nel 2020 è stata inaugurata la nuova bretellina di collegamento con il casello di Mantova Nord ed è stato collaudato un nuovo capannone d'importo di 2.400 metri quadrati che aumenta la possibilità di stoccaggio merci nella piattaforma. È un riassunto degli interventi che sono in programma, che sono stati svolti, che testimoniano la volontà dell'amministrazione su quest'area. Insieme alle pubbliche amministrazioni è però importante riconoscere la sensibilità ambientale crescente nelle imprese di trasporto, che fa ben sperare una svolta green dei trasporti che è da stimolo per un miglioramento anche del lavoro della stessa pubblica amministrazione. Come dicevo nel servizio, è più evidente oggi nel rapporto tra il pubblico e il privato che si può guardare allo sviluppo mettendo tutti insieme anche come obiettivo uno sviluppo sostenibile. Non c'è una visione di alternativa contrastante tra sviluppo e sostenibilità. Questa è anche la volontà della nostra amministrazione, la volontà che abbiamo con le imprese e che ci auguriamo di condividere nel prossimo futuro. Bene. Grazie allora al vicepresidente della provincia di Mantova, Paolo Galeotti, che invito ovviamente come tutti gli ospiti che si succederanno a restare collegato con noi. Posso fare una domanda se il vicepresidente è molto molto sintetico, proprio a livello di scenario globale? Ovviamente abbiamo sentito la regione Piemonte e adesso abbiamo sentito la provincia di Mantova, ovviamente due zone che topograficamente hanno differenze importanti, poi soprattutto la zona di Borgo San Dalmazzo in Piemonte, che è sotto praticamente in zona pedemontana, sotto le montagne. Ecco, voi siete in un'area pianeggiante. Ecco, i collegamenti, adesso noi stiamo discutendo e stiamo parlando di questo nuovo collegamento con l'ovest italiano. A livello invece di portualità con l'est, quindi con i grandi porti di Trieste, di Venezia e comunque di Ravenna, la provincia, la regione Lombardia e quindi Mantova in questo caso ha una sensibilità altrettanto immagino importante. Ci può dire qualche cosa su quello che state facendo con loro, oppure voglio dire già il suo intervento è stato molto puntuale, però a me interessava capire proprio il collegamento mare e zona centrale come è baricentrica o come è quella di Mantova. Il porto di Valdano è un porto, io dirò, fluviale, per cui il collegamento è realisticamente col mare Adriatico, è uno dei canali più navigabili ed è stato attrezzato il porto anche in questo senso. Ci sono alcuni ostacoli, è già transitabile fino al mare, alcuni ostacoli soprattutto su cariche più pesanti, perché ci sono alcuni ponti sui quali la nostra regione sta discutendo con le altre regioni. Superamento di questo faciliterà ulteriormente il passaggio verso il mare Adriatico. Mentre invece a livello infrastrutture ferroviarie direi che siete abbastanza a posto, possiamo usare questo termine, visto che insomma voglio dire i vostri binari sono su linee diciamo di primo livello e quindi evidentemente già operative in maniera importante. Sì, è il raccordo con RFI, con il Frassine, il luogo sul quale si sta costruendo una sinergia per permettere il collegamento più facile direttamente al porto e più intensificare l'attività. Ottimo, grazie vicepresidente. Grazie allora a Paolo Galeotti, grazie ancora. Io direi di dare la parola a uno degli ospiti che abbiamo qui presenti in studio, mi riferisco ovviamente a Antonino Virgilito, direttore della supply chain di Verralia. Perché? Perché Verralia è probabilmente uno dei migliori esempi di riconversione da gomma a ferro di cliente finale, diciamo così, soddisfatto di questa riconversione, no Virgilito? Sì, assolutamente. Due parole su Verralia. Verralia è un'azienda leader in Europa e terzo produttore mondiale di contenitori in vetro per alimenti e quindi naturalmente si contestualizza in un'ottica praticamente il vetro prodotto sostenibile, prodotto riciclabile all'infinito in un'ottica green. Non poteva mancare quindi uno dei principi diciamo più importanti della filosofia aziendale, è quello proprio della sostenibilità e della vicinanza chiaramente ai territori in cui opera. Non poteva mancare quindi un approccio sostenibile e vicino al territorio della supply chain. Questo progetto si contestualizza in un progetto più ampio chiaramente di spinta sull'intermodalità sia ferroviaria che marittima e non potevamo quindi mancare, nel senso, noi crediamo tantissimo sullo spostamento proprio di questi flussi
per poter chiaramente garantire un futuro migliore, una minore emissione di CO2 nell'aria. Questo chiaramente mi faceva sorridere, nel senso, tempo fa quando vidi le linee guida della Comunità Europea sul Libro Bianco che parlavano per il 2030 di ridurre in maniera sensibile il trasporto da gomma per privilegiare la via ferrata. Faceva ridere che parlava di tratte da fino oltre i 300 km. Noi chiaramente siamo partiti sulle tratte lunghe, dove chiaramente è più facile. Sulle tratte da 300 km era la grande sfida di questo progetto, perché mantenere un livello di competitività e di costi sulla tratta breve bisognava veramente avere una struttura particolarmente efficiente. Abbiamo dovuto lavorare, chiaramente, chi ha lavorato sulle infrastrutture, sulla logistica, abbiamo dovuto lavorare anche noi internamente, quindi onore alle squadre Veralia che hanno lavorato sia a livello centrale sia agli stabilimenti, anche per rimettere in discussione la propria logistica, il proprio modo di scaricare i camion, il proprio modo, cioè abbiamo veramente fatto un grosso lavoro dietro questa cosa per arrivare chiaramente a, diciamo, alla soddisfazione di questa tipologia di servizio. Ecco, perché voi, Virgilio, a livello di organizzazione quante aree produttive avete sostanzialmente sul territorio? Noi siamo in Italia, praticamente siamo presenti con 6 stabilimenti produttivi, tra principalmente dislocati nel nord Italia, e 3 centri di trattamento del rottame, proprio in un discorso di... Ecco, il fatto di avervi... Cos'è che vi ha convinto? Ovviamente i temi li abbiamo già elencati, no? Rispetto dell'ambiente, beneficio globale, insomma una sorta di joint venture positiva con quelli che sono gli attori della... Però ecco per esempio, dal punto di vista economico, trasportare in questa modalità, in queste modalità, piuttosto che nella classica modalità che era quella del camion che arrivava in stabilimento e partiva, che cosa cambia? Beh, questa è la grande sfida. Adesso, se devo essere sincero e parlo da cliente finale, la modalità intermodale non ci porta di vantaggi economici, cioè nel senso è una scelta forte aziendale che stiamo cercando di portare avanti, cercando di investire nel futuro, ma ci aspettiamo qualcosina di più sia sul ritorno chiaramente economico, perché ancora adesso probabilmente le infrastrutture non sono ancora pronte a dare un servizio, diciamo, che porti anche una riduzione dei costi, e dall'altra parte un discorso di puntualità, chiaramente, perché noi adesso stiamo parlando di servizio di una logistica upstream, cioè quindi sulle materie prime. La nostra volontà è quella di spingere, stiamo già operando sulle tratte lunghe, sul prodotto finito, quindi sulla parte downstream, però ancora adesso non abbiamo dei livelli di on-time delivery paragonabili a quello che sono i KPI di on-time delivery della gomma. Ingegnere Porta, secondo lei, secondo quello che ha detto appunto il nostro ospite di Veralia, ecco, può cambiare qualcosa in termini proprio di costi, voi che il servizio lo erogate, e quindi di convenienza verso il cliente, o c'è, come dire, un discorso molto più globale che ovviamente, come abbiamo sentito, coinvolge il tema delle infrastrutture non proprio up to date oggi e che in qualche modo va modificato presto? L'efficientamento della rete consentirà senz'altro un miglioramento delle condizioni economiche, perché trasportare un treno per noi costa tanto uguale se un treno da 500 metri o da 600 o da 750, che sono le linee guida dell'Unione Europea, e anche l'efficientamento della velocità commerciale, perché è un tema ancora poco discusso, perché noi da ingegneri nel mondo ferroviario ci siamo limitati agli aspetti tecnologici, ma in realtà se noi pensiamo che un treno sulla rete ferroviaria fa una velocità commerciale, che non è la velocità di punta, una velocità commerciale intorno ai 55 km all'ora, voi immaginate quante risorse noi sprechiamo per fare un treno da un punto A a un punto B, no? Certo. Chiunque di noi in autostrada vede un treno che lo sorpassa, quindi i treni vanno a 120-130 km all'ora, però poi si fermano, aspettano la precedenza di un treno passeggeri, aspettano che chi si occupa della gestione della rete gli dia via libera, e quindi noi in tratte che potremmo metterci 5 ore ce ne mettiamo 10, con l'impegno del locomotore, l'impegno dei carri e l'impegno del personale. Noi potremmo fare treni con quasi la metà dell'impiego del personale, e quindi fare molti più treni col personale che abbiamo, se ci fosse questo efficientamento.
Non so, Marco, se bene. Volevi ancora fare una domanda a Veraglia. Per... Volevo solo così una riflessione col dottor Virgilito per focalizzarci su un'attenzione. Veraglia ovviamente è un'azienda che produce contenitori in vetro. Il vetro è, senza nulla togliere, ma è probabilmente il materiale, mi corregga se sbaglio, più green, più riciclabile fra tutti, infinite volte, al 100%. Quanto ha influito il vostro lavorare su un materiale del genere? Quindi siete già, il vostro core business è già totalmente green su questa scelta? Assolutamente tanto, cioè nel senso è veramente la filosofia dell'azienda, uno dei cardini praticamente del nostro lavoro, del nostro purpose, del nostro why è proprio quella di andare incontro a un'economia sempre più sostenibile, sempre più chiaramente autosostentante, quindi cioè nel senso... Quali potranno essere però le tempistiche per arrivare anche all'utilizzo dell'intermodalità o comunque del trasporto su ferro anche per il prodotto finito e per il rottame, quindi la materia prima, non la sabbia del servizio che abbiamo appena visto? Noi ci auguriamo il prima possibile, stiamo chiaramente facendo challenging, stiamo spingendo i nostri fornitori, gli operatori logistici dei nostri fornitori, i nostri stessi operatori logistici. Su alcune tratte, sulla tratta adriatica praticamente già stiamo lavorando, stiamo consegnando diciamo un 70-80% di prodotto finito su strada ferrata. La rotta nord-ovest-nord-est è la nostra prossima scommessa, di lavorarci sul prodotto infinito, di lavorarci chiaramente costi e praticamente livelli di servizio che siano consoni a quelli che sono le nostre richieste, le richieste del mercato, progetto sul quale stiamo lavorando anche con Metro Cargo Italia, assolutamente, cioè nel senso anche per dare un po' un senso a questa rotta e per aiutare chiaramente la saturazione di andata e ritorno chiaramente dei treni. Quindi ci auguriamo veramente molto presto. Ci auguriamo. Bene, allora ci diamo un prossimo appuntamento, mettiamola così. Chiamerei in causa anche l'altro ospite che è collegato con noi, Carlo Rosignoli di International Propeller Club Port of Mantova. Credo sia ancora collegato. Rosignoli? Sì, buongiorno eccolo. A tutti. Buongiorno, buongiorno e benvenuto naturalmente a questo nostro incontro promosso da Metro Cargo. Le chiedo quella che è dal vostro punto di vista, ovviamente della vostra associazione, di darci quella che è la visione dell'argomento di cui stiamo parlando, quindi l'intermodalità, il trasporto, lo spostamento soprattutto del trasporto da gomma a ferro, quanto può incidere nell'economia di un territorio, in riferimento ovviamente in questo caso al territorio del Mantovano. Sì, allora innanzitutto vorrei contestualizzare che cos'è il Propeller Club. Il Propeller Club è un'associazione che si occupa di sviluppare la cultura della logistica ed è internazionale, quindi è presente in tutto il mondo da un centinaio di anni e a Mantova da 10. Quindi è molto recente sul territorio mantovano. E ha raggruppato tutti gli imprenditori e i soggetti istituzionali interessati allo sviluppo dell'infrastruttura del porto di Valdaro e di tutto il distretto che c'è attorno, non per forza insediato nel porto, anche se dal porto fluviale nasce il Propeller Club di Mantova. Quelle che sono le nostre attività, al di là della parte conviviale, che sicuramente in questo periodo non è stata potuta attivare, una delle nostre ultime attività è stata quella di promuovere, di manifestare l'interesse a RFI di tutti gli operatori e le imprese interessate a sviluppare traffico ferroviario sul porto di Valdaro, sull'infrastruttura del porto, e questo diciamo, è stato fatto contestualmente all'attività della provincia di Mantova e anche dove abbiamo cercato di coinvolgere assieme a loro anche la regione, perché un conto è
interessata a livello pubblico e dall'altra parte invece agli interessi delle imprese per promuovere appunto lo sviluppo di treni e di traffici ferroviari. Ci siamo quindi occupati di coinvolgere tutte le imprese che potevano essere interessate, attivando un dialogo con RFI, e questo ha portato a dialogare con RFI e anche a tutte le altre attività che poi dopo la provincia ha potuto portare avanti, come l'illuminazione, il progetto di illuminazione del raccordo e lo sviluppo di ulteriori binari, perché insieme a RFI ci si è resi conto che l'attuale infrastruttura, che prima era sempre stata libera e poteva ospitare treni, sembrava essere addirittura molto grande per i traffici che c'erano, attualmente risulta essere limitata perché i traffici si stanno congestionando e non ci sono più binari per poterli ospitare tutti. Il traffico di metro cargo che aveva aderito a quella manifestazione di interesse promossa dal Propeller Club di Mantova è sicuramente per noi un'opportunità, per noi come distretto di Mantova e operatori logistici, un'opportunità di lavoro per tutti e potrebbe rappresentare l'inizio di uno sviluppo ulteriore di altri traffici, sia direttamente collegati a metro cargo o anche di altre possibilità ferroviarie, sempre intermodali, dirette, come in questo caso il lavoro che viene fatto per Veralia, oppure anche progetti multicliente. E Presidente, scusi, mi intrometto nel suo intervento perché mi incuriosisce anche. Allora, intanto volevo rassicurarla che il Propeller qui a Genova e noi di Transport sono in contatto perenne, tant'è che con Umberto Masucci e non solo con lui organizziamo e abbiamo partecipato a tantissime vostre iniziative anche in giro per il mondo negli ultimi anni. Però, e ci auguriamo di continuare. E ci auguriamo che si possa riprendere a farle queste missioni all'estero. Però volevo dirle, ecco, questo è un esempio molto particolare di intermodalità anche che coinvolge anche il porto di Mantova, no? Un porto fluviale, quindi trasporto anche su via d'acqua interna. Ovviamente noi siamo abituati a Genova soprattutto a parlare di porti marittimi. Ecco, quanto importante è il porto di Mantova e che numeri, come dire, può in qualche modo rappresentare, tanto per dare anche un ordine di grandezza, se lei ci potesse fare qualche esempio, no? Perché noi su questo, devo dire la verità, siamo abbastanza digiuni di informazioni. Allora, oggi il porto fluviale di Mantova, che è un'infrastruttura abbastanza unica nel suo essere, e per questa unicità ha goduto negli anni di grandi finanziamenti e attenzioni anche da parte dell'Unione Europea. Oggi a livello fluviale, di navigazione fluviale, le attività sono soprattutto sfruttate, l'attività e l'infrastruttura, da parte dei trasporti eccezionali puri, quindi i manufatti, chiamiamoli molto pesanti, che hanno dei grossi problemi a viaggiare sulla strada normale per via di tutti i problemi infrastrutturali presenti sul territorio nazionale, soprattutto dopo la caduta del ponte di Annone, che ha messo luce e aperto molti problemi e attenzione sui ponti e sulla condizione della viabilità stradale italiana. La via del porto di Valdara è quindi diventata una via molto interessante e navigabile per questi grossi manufatti e viene sfruttata verso il Mar Adriatico come porta per il Mar Adriatico. Non avete mai problematiche di tipo proprio di funzionamento dovute magari a momenti in cui il fiume è, diciamo, in una fase di secca, piuttosto, cioè voglio dire, siete operativi comunque ragionevolmente praticamente 365 giorni all'anno o ovviamente dipendete da fattori meteorologici, diciamo, che non sono prevedibili? Sì, assolutamente si dipende dai fattori meteorologici, perché possiamo avere problemi
sì, lungo il canale di navigazione, sia di troppa o di troppa poca acqua. Quindi siamo molto soggetti ai problemi meteorologici. Dall'altra parte, comunque, grazie a delle opere, degli interventi tuttora in corso, si sta cercando di rendere sempre più continuativa la navigazione del canale e quindi da garantire l'operatività tutto l'anno. Bene. Bene, direi di ringraziare il presidente del Propeller Club Port of Mantova, Carlo Rosignoli. Procediamo, e lo invito ovviamente anche lui a restare collegato con noi se gli impegni glielo permettono, procediamo e continuiamo in questo nostro percorso verso ovest, l'ovest del nord Italia. Ci spostiamo nella zona di Porto Gruaro. Verso est, perché... ma est. Ho detto verso ovest, est, sì. Pardon, verso est. La mia professoressa di geografia gli saranno drizzati i capelli in testa. Andiamo ovviamente verso est, andiamo verso la zona di Porto Gruaro, dove dovremmo avere collegato con noi Corrado Donà, amministratore delegato dell'Interporto di Porto Gruaro, e insieme a lui anche Mario Biason, direttore acquisti di Zignago Vetro. Chiedo alla regia se i nostri due ospiti sono già collegati. No, qualche istante d'attesa. Direi allora di dare spazio, lo impieghiamo dando spazio ai nostri ospiti che abbiamo qui in studio, e partirei con l'ingegner Porta. Ingegnere, abbiamo sentito le amministrazioni impegnarsi in un progetto di valorizzazione di quelle che sono le strutture già esistenti. Quanto questo è atteso e quanto questo può essere traguardato in termini temporali, secondo lei, in un orizzonte che possa essere appetibile per gli interlocutori privati? Ma io mi collego a quello che ha detto il dottor Elia della intermodalità di prossimità, che secondo me è proprio quello che manca oggi in Italia, perché quando si fa intermodalità il trasporto ferroviario, la componente ferroviaria del trasporto è competitiva, cioè costa più o meno la metà del costo del camion su parità di distanza. Quello che poi costa è la presa e la consegna col camion e le operazioni di handling. Quindi due sono le azioni per rendere più competitiva l'intermodalità: cercare di creare una rete di intermodalità diffusa e non pensare solamente ai grandi terminal che fanno un egregio servizio per i traffici, per i trasporti che attraversano le Alpi, ma creare anche una rete di piccoli terminali gestiti in maniera, diciamo, familiare, come posso dire di quello che è a Borgo San Dalmazzo. Però in quel caso ci vogliono degli investimenti che come aziende noi siamo in grado di aiutare e contribuire, però deve esserci anche il pubblico, e mi collego proprio su questo tema che le realtà locali non devono aver paura a investire sugli interporti o sulle aree logistiche collegate, perché questo crea proprio la possibilità di usare la ferrovia in maniera molto più efficiente. Cioè io teorizzo il fatto che oggi i nodi ferroviari, i punti di interscambio tra strada e ferrovia, se sono efficienti possono diventare anche collettore di magazzinaggio di merci, riempimento, svuotamento container, di tutta una serie di attività in cui collaterali, creando occupazione, creando anche efficienza, riducendo il numero dei camion che vanno sulla strada. Perfetto, allora credo dalla regia mi avvisano che dovremmo, eccoli qua, li vedo, abbiamo collegati con noi Corrado Donà, amministratore delegato di Interporto di Porto Gruaro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. E accanto a lui, le ridò subito la parola, non volevo interromperla naturalmente, presento l'altro ospite, Mario Biason, direttore acquisti di Zignago Vetro, benvenuto anche a lui. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Donà, partiamo da lei, le chiedo un po' quella che è l'esperienza, di raccontarci un po' quella che è l'esperienza. Lei come Interporto non siete un utilizzatore finale, siete un anello di congiunzione, chiamiamola così, lungo questa catena. Ci racconti un po' intanto cos'è l'Interporto di Porto Gruaro, ce lo introduca, e poi ci racconti un po' quella che è l'esperienza in questa lunga catena che si snoda da ovest verso est. Bene, intanto grazie agli organizzatori, saluto tutti i partecipanti. Allora, la Porto Gruaro Interporto è una società mista pubblico-privata, è una società che ormai ha in gestione da 20 anni la piattaforma. Vi racconto un piccolo aneddoto: all'inizio, quando di fatto siamo partiti, fummo chiamati
dalla regione per un progetto di intermodalità delle barbabietole da zucchero dalla campagna ai zuccherifici. E devo dire con molto entusiasmo affrontammo questa sfida, al punto tale che funzionava bene in periodi laddove in buona sostanza il nostro territorio è assolutissimamente preso d'assalto per il turismo. Fare una cosa come 3 treni al giorno di barbabietole raccogliendole in campagna e portandole verso i zuccherifici, devo dire la sincera verità che eravamo veramente veramente soddisfatti e soprattutto innovativi, perché correvano gli anni 2002, 2003, 2005. Poi per qualche motivo, non si è capito bene, non siamo più riusciti ad andare avanti. Chiaramente abbiamo modificato le nostre attività andando alla ricerca di altre opportunità. Comunque la società Interporto Portuguaro ha una dimensione di circa 90.000 metri quadrati, è una piattaforma che ha 5 binari operativi di 500 metri circa. Siamo a 1,5 km dalla stazione di Portuguaro con 3 binari elettrificati di presa e consegna in direzione Trieste-Venezia. Devo far presente che nella filiera delle nostre attività provvediamo in autonomia sia per quanto riguarda le attività ferroviarie che per quanto riguarda le attività di piazzale. Siamo attrezzati per lo scambio modale da treno a gomma con gru, laddove possiamo praticamente scaricare qualsiasi tipo di equipment, dai 20 piedi, 30, 40, 45, semirimorchi, casse mobili e quant'altro. Abbiamo dei mezzi di sollevamento da 16 e da 20 tonnellate. All'interno della piattaforma, oltre ai binari, abbiamo anche un magazzino raccordato, laddove ci fosse la necessità andiamo a fare scambio rotaia gomma, gomma rotaia, e in parte lo stiamo facendo per le nostre aziende. All'interno della piattaforma abbiamo 2 aziende raccordate, di cui una è la Cerealdox, l'altra è la San Marco Gas. Cerealdox, espressione di un'azienda molto orientata all'intermodale ferroviario, al punto tale che posso dire che a oggi facciamo circa 900.000 treni per loro, superando 1.200.000 tonnellate. E chiaramente questo non è sufficiente per dare come posso dire saturazione a una piattaforma come la nostra. Ecco che il progetto Metracargo l'abbiamo accolto con molto piacere, e devo dire la sincera verità che ci siamo integrati nella filiera in un modo molto attento, anche perché quando parliamo di intermodalità con casse mobili, laddove in buona sostanza dobbiamo andare a sostituire dei mezzi su gomma, i mezzi su gomma non sono poi dei mezzi così tanto standard, di conseguenza hanno anche delle difficoltà di ricarico, hanno anche delle difficoltà di in buona sostanza di essere riutilizzati per i bilanciamenti. In considerazione di questo progetto, devo dire che abbiamo fatto dei test col nostro cliente rappresentato dall'ingegner Mauro Biason, e devo dire la sincera verità che ci ha messo nelle condizioni di fare delle considerazioni molto molto interessanti, laddove anche nel periodo di Covid gli autisti che servono il cliente sono sempre gli stessi, a dire il vero. Abbiamo fatto una sinergia molto stretta per quanto riguarda la personalizzazione del progetto, vedi orari, vedi frequenze di scarico e comunque anche stoccaggio, perché io considero questa tipologia di attività anche una scorta strategica per i nostri clienti che utilizzano questo tipo di servizio. Attenzione che quando il treno marcia, non sempre i camion hanno le stesse possibilità, perché oggi sono vincolati da orari di guida,
da impedimenti autostradali, da problemi atmosferici o non ultimo il fatto di reperire anche autisti, perché oggi le aziende di trasporto si trovano di fronte anche a problemi di reperimento di personale viaggiante. Cos'altro devo dire? No, io volevo, dottor Donà, volevo mi inserisco per farle, come dire, una domanda anche molto di scenario, molto, molto generale. Ecco, dal suo osservatorio privilegiato, che cosa sta cambiando nel rapporto tra trasporto gomma e trasporto su ferro, appunto, per quanto riguarda per esempio il vostro interporto, e se è possibile anche capire che sensibilità lei ha, diciamo, nei confronti anche degli interporti vostri vicini, no? Perché poi voi avete grandi interporti vicini, Verona, Padova, ma che tra l'altro fanno parte anche, non so se voi siete all'interno di WIR oppure no, a livello di interporti. Noi siamo uno dei 24 interporti considerati nella rete interportuale nazionale. Ah, perfetto. Siamo associati WIR storicamente, sì. in quanto interporto anche, diciamo, l'estremo est è uno dei 3-4 interporti del Veneto. Perfetto, perché noi con Gasparato, ma non solo con Gasparato, ovviamente siamo spesso in contatto, anzi io mi ripropongo, appena insomma lo scenario pandemico ce lo consentirà, di venirvi a trovare magari per fare anche un piccolo servizio su di voi, perché voglio dire, non l'abbiamo fatto a Pordenone con Bortolussi, che non è molto lontano da voi per ragioni particolari, però insomma mi piacerebbe poi venire anche a Porto Gruaro. Però detto questo, ecco, le rifaccio un attimo la domanda: che cosa sta cambiando a livello di scenario secondo lei in questo ambito intermodale? Noi devo dire la sincera verità, lo scenario sta cambiando e sta cambiando per fortuna pesantemente a favore dell'intermodale. È chiaro che all'interno dell'intermodale stiamo parlando anche di equipment diversi, perché nel nostro caso utilizziamo delle casse mobili da 30 piedi. La parte container ha una sua filiera, chiaramente le merci chiuse devono essere trattate con casse di questo genere, altrimenti non si riesce assolutissimamente a dare un servizio al cliente. Le richieste che noi stiamo ricevendo sia per merci chiuse ma anche per l'intermodale con semirimorchi nell'ultimo anno e mezzo, in quanto anche insediati in un territorio, diciamo, che ha una richiesta di traffici in in e in out molto importante, perché siamo uno degli ultimi interporti che poi ci invia le merci verso l'est, ed è questa la vocazione che vorremmo dare nel prossimo futuro, tant'è vero che gli investimenti che faremo sono molto orientati all'intermodalità con i semirimorchi e con le casse mobili verso i paesi dell'est e dai paesi dell'est verso di noi. Chiaro è che non possiamo pensare che un autista oggi possa guidare in maniera irregolare per poter dare un servizio, cosa che con i treni innanzitutto viaggiano di giorno, di notte, di sabato e domenica. E devo dire la sincera verità che io vicino a me ho il gruppo Zignago, che è un'azienda molto importante, ho Cereal Dops, ho San Marco Gas, e un gruppo Nestlé. Anche il gruppo Nestlé ci sta portando verso ragionamenti di intermodalità molto, molto spinti. Il problema dei treni è avviarli e renderli, come posso dire, economicamente sostenibili. Nel nostro caso, devo dire la sincera verità, che grazie all'intuito di Metracargo, grazie a tutta la filiera che funziona in una certa maniera, siamo riusciti a bilanciare questo treno in un modo, direi, molto molto singolare. Chiaro che questo è un esempio di integrazione di più attori all'interno, diciamo, di una filiera che deve funzionare, perché la morfologia del nostro territorio, molto probabilmente questo è un esempio di intermodalità fra ovest e est, ma molto probabilmente dovremmo anche lavorare su sud-nord. E anche fare dei ragionamenti su tipologie di prodotti che molto probabilmente il nostro chiede. Grazie. E poi più. Raggio 30-40 km da Porto Gruaro, parlando solo di un monoprodotto che è la sabbia,
e che poi non entro in merito in quanto non essendo un tecnico non posso fare queste considerazioni, ci sono dalle 3 alle 4 vetrerie che consumano 500.000 tonnellate di sabbia. Stiamo parlando di 500 treni. Noi oggi ne facciamo una sessantina. Ecco, di conseguenza, se vogliamo vederlo in termini prospettici, in termini di possibilità, ahimè, abbiamo veramente avanti a noi diciamo delle potenzialità da poter esprimere veramente, veramente interessanti. Perfetto, grazie mille. Scusi se la interrompiamo, ma stiamo ulteriormente allungando tempi che ci eravamo dati, che come sempre non riusciamo a rispettare. Né Marco, a rispettarli. Io darei, allora, senza perdere altro tempo, la parola, ringrazio naturalmente Corrado Donà, darei la parola all'altro nostro ospite di questo blocco, che è Mario Biason, direttore acquisti di Zignago Vetro. Benvenuto naturalmente, e anche a lei naturalmente chiediamo una testimonianza di quello che è il suo ruolo, il ruolo dell'azienda che lei rappresenta come attore finale di questo servizio. Allora, grazie a tutti, grazie dell'opportunità di dare questa testimonianza. Un breve inciso: la nostra azienda, anche noi siamo un'azienda, una vetreria che produce vetro cavo automatico, facciamo parte di un gruppo industriale che storicamente è sempre stato attento alla sostenibilità. Solo un esempio: all'interno del gruppo abbiamo una produzione importante di energia da fonte rinnovabile. E per quanto riguarda l'intermodale, storicamente siamo un'azienda che ha fatto nel passato diverse importazioni di sabbia sia dalla Germania che dalla Francia via treno. Quindi, quando ci è stata data questa opportunità, grazie anche all'aiuto di un nostro fornitore importante, e poi devo ringraziare tutta la squadra, da Metracargo a chiaramente al fornitore, a Porto Gruaro Interporto, perché è stato solo grazie a un lavoro di squadra di tutti gli attori che abbiamo ottenuto questo risultato di riunire, appunto, di unire l'Ovest con l'Est su questa iniziativa che veramente dal punto di vista della sostenibilità, lo avete già detto, inutile ripetere quanto avete detto, ha per noi di una valenza molto importante, talmente importante che stiamo cercando di studiare altri progetti sia lato materie prime sia lato prodotto finito, che devo dire purtroppo quest'anno, causa anche la pandemia, ha avuto un rallentamento rispetto alle aspettative. Però sicuramente è un qualcosa che all'interno della nostra azienda vogliamo sviluppare, anche perché sostenibilità lo avete già raccontato voi, ma devo dire un'altra caratteristica per il nostro settore produttivo è la garanzia e costanza di fornitura. Ecco, secondo noi su determinate materie prime il treno può, con opportuna programmazione, dare continuità e garanzia di fornitura, che non sempre con il via gomma, diciamo, è possibile fare. Ecco, ho cercato di essere molto sintetico. È stato bravissimo, direi. Sì, io non so, Marco, se voglio dire, abbiamo fatto un po' la stessa domanda, visto che insomma noi non ci facciamo mancare niente in queste trasmissioni, abbiamo messo anche in pista due competitor, perché abbiamo Veralia, abbiamo Zignago, no? Allora, la stessa domanda che abbiamo fatto un po' a Veralia la farei anche appunto a Zignago. Quanto avete intenzione di svilupparlo ulteriormente, questa tipologia di trasporto, all'interno della vostra azienda, intendo? No, come ho detto in premessa, noi ci crediamo, perché ripeto, storicamente era un percorso, quello dell'intermodale, che abbiamo sviluppato addirittura negli anni 90. Poi, per motivi logistici, devo dire anche di natura economica, era stato un attimo soppiantato. Però la nostra intenzione è di svilupparlo in maniera importante. Ripeto, siamo stati frenati quest'anno anche dalla situazione pandemica, però sicuramente abbiamo intenzione sia lato materie prime, sia lato prodotto finito, di cercare di sviluppare nuove possibilità.
Bene, bene, bene Marco. Bene, grazie allora ovviamente ai nostri due ospiti che invitiamo come tutti a restare con noi fino alla fine del nostro incontro. Dovremo passare ora a un altro ospite, l'ultimo in ordine di tempo con cui ci collegheremo e poi ovviamente daremo modo ai nostri ospiti qui in studio di tirare un po' le somme, tirare un po' le conclusioni di questa mattinata insieme. Chiedo alla regia se è pronto il collegamento con Raffaele Maccioni, CEO di Actor. Tra qualche istante dovremmo averlo collegato con noi in modo da spiegarci anche qual è il core business di Actor. Usciamo un po' dall'ambito degli utilizzatori finali o intermedi del settore della logistica e andremo a capire invece come Actor aiuta la logistica, aiuta gli interporti, aiuta i clienti finali della logistica a gestire al meglio la supply chain. Attendo informazioni dalla regia. Se non tanto ancora Marco, io farei una cosa a questo punto, no? Visto che direi che siamo praticamente alla fine, adesso possiamo fare magari porta. Sì, esatto, appunto, visto che abbiamo qua sia il fornitore del servizio, sia in studio abbiamo un cliente certo. Importante, cercare un po' di tirare le fila di quello che insomma che è stato detto e che abbiamo ascoltato anche dei nostri ospiti collegati. Ingegnere, l'abbiamo anche, come dire, già evidenziato, no? C'è un tema di economia, c'è un tema economico, c'è un tema di costi, c'è un tema di necessità di sviluppo di infrastrutture e ovviamente che voi siete quelli che in qualche modo dovete soddisfare il cliente, vi trovate in una situazione, nonostante una crescita importante che avete avuto a livello di risultati, che comunque, voglio dire, non vi permette di sfruttare al massimo le vostre potenzialità. Ma direi che le scelte strategiche come quella di cambiare modalità di trasporto poi dipendono dalle persone e le persone fanno le aziende, quindi dipendono dalle aziende clienti. Quindi oggi penso che la cosa importante sia stata proprio questa disponibilità e volontà di proseguire nel percorso e non considerare questi episodi come episodi fine a se stessi. Quindi io devo dire, mi porto a casa una soddisfazione nell'aver organizzato con la mia squadra questo evento, ma soprattutto aver dimostrato che cercando certo. di fare dei progetti con l'attenzione sia all'aspetto tecnico che all'aspetto economico si riescono a portare a buon fine. E quindi direi che noi la strada la vogliamo continuare, e vogliamo sempre ragionare in un'ottica a misura nostra, soprattutto credo a trasferire, come dicevo, dalla strada alla ferrovia dei volumi. Capisco anche che questo verso alcuni trasportatori sia un po' uno shock perché c'è chi ci viveva prima e che deve trovare delle altre soluzioni, ma noi pensiamo anche di essere una soluzione per molti autotrasportatori, perché noi, voi immaginate il numero dei trasporti che abbiamo detto all'inizio, sono tutti camion che comunque lavorano per noi, lavorano in una logica di prossimità ed è anche più facile, come diceva Donà prima, trovare degli autisti perché sono autisti che dormono a casa, non devono muoversi per tutto l'Italia o l'Europa e quindi secondo me è una modalità anche rispettosa proprio dell'impatto anche sulle vite private per ciascuno di noi. Volevo solo dire una parola ancora per introdurre Raffaele Maccioni perché noi siamo amici da 20 anni. È stata un'occasione nel farlo partecipare, lui è un po' tra virgolette fuori tema perché lui ottimizza, diciamo, mette l'intelligenza nei processi produttivi, che penso che sia proprio quello che oggi a volte manca, no? Perché ciascuno è anche un po' il ruolo che ci stiamo mettendo noi, cioè noi cerchiamo di far parlare il cliente A, il cliente B, l'interporto, eccetera, per creare un sistema che funzioni, no? E lui proprio penso che ci parlerà dell'opportunità, nella possibilità di mettere anche intelligenza informatica per creare un'efficienza supporto. Di sistema. Assieme stiamo pensando di sviluppare un progetto di creare una piattaforma, che consiste nel creare una piattaforma per ottimizzare proprio tutti i vari flussi e creare una specie di regia, no? Ecco, certo, questo è ora, molto contento che lui però sia Marco, qui. Però Marco, scusa, per così poi facciamo chiudere magari certo. Io a Veralia, giusto perché ha parlato il fornitore con il quale voi vi appoggiate, ma ovviamente e che voi sicuramente con il quale interloquirete spessissimo, no?
Ecco, però se doveste in qualche modo chiedere qualche cosa di più al vostro fornitore, ai vostri fornitori in questo ambito, quali sono, diciamo, i punti che in qualche modo dovreste stressare e dovrebbero stressare loro per soddisfarvi in maniera maggiore? Beh, chiaramente questo giro di tavolo di oggi ha già portato molti temi, insomma è stato molto apprezzato il presidente, l'intervento del vicepresidente della provincia di Mantova, con quale comunque stiamo collaborando, perché come realtà attiva nel territorio economicamente, è creare proprio in una catena praticamente che parte da quella che è l'esigenza praticamente delle aziende, del business. Alla fine quello che noi facciamo, cioè fare business, dobbiamo essere supportati chiaramente dai fornitori dai nostri fornitori e chiaramente da un sistema infrastrutturale sulla quale l'Italia è partita un pochino tardi. Cioè, quando mi ricordo, quando ho cominciato a fare supply chain, si parlava veramente di percentuali di traffico su rotaia veramente irrisorie a confronto a quello che erano già percentuali altissime in Germania piuttosto che in Nord Europa, Svizzera, esatto. Quindi noi ci crediamo, tiriamo e siamo disposti a lavorare chiaramente per un futuro migliore, per un futuro più sostenibile. Quello che mettiamo sul tavolo è una totale volontà. Quello che chiediamo chiaramente è di lavorare sui due aspetti, costi e servizio, che chiaramente sono imprescindibili per poter stare nel mercato. E quindi insomma ben venga, molto interessati ad esempio al discorso del porto fluviale di Mantova, cioè collegare Mantova con i porti del nord Italia aiuterebbe tantissimo. Questo è un progetto che anche noi avevamo praticamente affrontato decine di anni fa e poi era andato a morire proprio per alcune limitazioni. Bene, grazie. Allora parliamo di digitalizzazione, Marco. Assolutamente, abbiamo, eccolo, lo vedo ormai da qualche minuto in attesa, lo ringrazio di averci aspettato per qualche istante, Raffaele Maccioni, CEO di Actor, a cui chiedo ovviamente di introdurre, anche se l'ingegner porta un po' la... così già presentata, di introdurre la sua azienda, quali sono i settori nei quali opera e qual è l'apporto che Actor dà alla catena logistica. Sì, grazie a tutti, buongiorno, grazie dell'invito e complimenti anche per i contenuti, insomma. Sì, io sono socio fondatore di Act Operation Research, che è una mat company, come Guido accennava, operiamo da tanto tempo e da tanto tempo anche ci conosciamo con l'ingegner Porta. Oggi Actor è entrata in Spindox, è uno dei principali gruppi di information technology in Italia, con una prospettiva di crescita anche internazionale. Io in particolare, come poi è stata delineata tutta la mia storia, vengo dal Politecnico. All'interno del gruppo oggi mi occupo di ricerca, di ricerca in particolare su tutti i temi di artificial intelligence, di ottimizzazione, che ho sempre seguito. E da questa diciamo finestra, da questo osservatorio, volevo lasciarvi un po' qualche spunto, no? In relazione alla supply chain, no? Perché tutto quello di cui stiamo parlando oggi alla fine si inserisce in un concetto di supply chain che evolve, che deve evolvere sotto la spinta di fatto di diversi elementi, ne cito almeno tre. Intanto elementi di natura sociale, il bisogno della sostenibilità, quindi un'attenzione sia delle pubbliche amministrazioni, delle aziende, ma anche dei singoli cittadini alla sostenibilità, tutto il mondo dei flussi sul web che spostano, modificano diciamo i requisiti a cui le supply chain devono rispondere, fino ad ultimo, se ci pensiamo, lo smart working stesso sta alterando da qualche parte, in qualche area, i flussi, no? Quindi questo è un po' il primo elemento di natura sociale. Poi ci sono, diciamo, la storia ce lo insegna, delle esigenze costanti di miglioramento delle prestazioni, che vogliono dire magari riduzione dei costi distributivi, ad esempio. E poi ci sono degli abilitatori tecnologici, questi sia fisici, parliamo di intermodalità, parliamo di sistemi robotici all'interno dei centri di distribuzione, ma anche logici, parliamo di tutta, diciamo, quelle tecniche, ad esempio di artificial intelligence, che stanno diventando pervasive. Quindi la supply chain è spinta a una necessità
di cambiamento, e tutto questo porta una complessità. Complessità che richiede più intelligenza da un lato e più integrazione, nell'infrastruttura. Due aspetti importanti che caratterizzano, diciamo nei tempi più recenti caratterizzano questa complessità, sono la velocità. Tutti la vediamo ovunque, un aumento della velocità, e l'altro è una quindi velocità anche nel saper rispondere a situazioni, e dall'altra parte il concetto di resilienza, soprattutto capacità di progettare sistemi che sono sufficientemente robusti a fenomeni non prevedibili e potenzialmente disruptive, no? Quindi tutto questo ovviamente a chi opera nella logistica, nella supply chain, offre delle sfide interessanti, no? E quindi la domanda che verrebbe è: ma un manager, un amministratore delegato di una struttura che magari utilizza appunto questo tipo di servizi, come potrebbe essere un operatore di una grande distribuzione o un manager di un operatore logistico, cosa può fare, cosa dovrebbe fare per abilitare questa evoluzione della supply chain? Diciamo che di fatto le cose le abbiamo un po' dette: da un lato deve cercare di abilitare l'intelligenza, no? E dall'altro una robusta, strutturale e flessibile integrazione di processi e sistemi. Già nella parte precedente di questa trasmissione abbiamo sentito più volte la parola di integrazione, no? di infrastrutture e sistemi. Quindi questi sono i due punti strategici che dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, che diciamo quando noi mettiamo le mani su un processo lo scopo è sempre quello di farlo funzionare meglio, ma al di là dell'intervento puntuale questi sono i due macro temi, quindi più intelligenza e una integrazione sistemica, diciamo, dei processi. Questo ovviamente deve partire da un aspetto, dal design dei processi, quindi da una capacità di progettare a partire da un as-is un percorso evolutivo a un to-be, che come dicevo prima è un design che deve tirare in ballo sia questioni prettamente fisiche, ma poi sempre più anche quelle logiche, perché queste due componenti convivono e vivono sempre in modo più stesso. L'altro aspetto importante per aiutare, diciamo, a divenire sempre più performanti i servizi logistici, ritengo che una capacità predittiva, anch'essa strutturale, non sporadica, occasionale, sia fondamentale. Questa capacità deve tenere in conto poi che la previsione non è sempre sbagliata per definizione, e quindi la vera chiave sta non solo nel prevedere, ma saper gestire bene quell'errore predittivo, no? Quindi io prevedo una domanda e predispongo poi tutto quello che serve per agire in coerenza a questa previsione, ma pronto a gestire bene le variazioni. E anche l'ottimizzazione, in particolare gli strumenti di ottimizzazione matematica, sono poi uno strumento, un utensile fondamentale da usarsi sempre più in un'ottica però di risk-based, cioè di ottimizzazione che tiene conto di quei fenomeni che possono incidere sulle operation, che possono incidere sulla domanda, che possono incidere sulle risorse che sto utilizzando. E quindi un'ottimizzazione che rispetto al passato è sempre più capace di essere aderente alla realtà, no? Quindi io posso schedulare delle operatività di trasbordo, delle operatività di produzione o logistiche, ma poi intervengono dei fatti che richiedono un'alterazione. Se io ho considerato in qualche modo questa
possibilità già a monte, quando quei fatti avvengono la mia schedula è più robusta, e tutto questo produce, va incontro a un concetto che è emerso dal tavolo, che è la necessità di un costo sempre più basso, no? Di un costo di un'efficienza più alta. Ecco. Posso farle una domanda che poi diventa... Come no, questo diventa... Ho concluso, no, infatti, ho concluso sintesi. Volevamo anche poi chiudere l'evento, che è stato secondo me molto interessante e anche molto importante, però ovviamente i tempi poi ci impongono di chiudere. La digitalizzazione nel cluster del trasporto, della logistica, secondo lei, domanda molto tranchante, ovviamente pervasiva, ma la digitalizzazione è pervasiva ormai dappertutto, ma lo è a sufficienza o c'è ancora qualche buco in quello che è il vostro mondo? No, ci sono ampi margini di miglioramento in tutto il percorso di digitalizzazione, che come dicevo un attimo fa vede sempre più pervasivi strumenti di strumenti analitici, quindi strumenti di ottimizzazione, strumenti di previsione, di artificial intelligence innescati in tutta la catena, no? Ovviamente questi strumenti funzionano se ci sono dati qualitativamente idonei, e questi dati a volte devono arrivare dal campo, quindi da sensoristica ad esempio, quindi da tracciamenti. Quindi no, lì c'è tanto, è stato fatto negli anni passati, ma sicuramente molto c'è ancora da fare, e l'evoluzione delle tecnologie abilita diciamo un'applicabilità di questi concetti che è sempre un po' più a portata di mano, se vogliamo, però la cultura per poterli introdurre e usare in modo coerente è un fatto discriminante, cioè la competizione anche di un operatore logistico come Metrocargo sta proprio lì, e insomma con Guido Porta, un ingegner Porta, ne parliamo. Metrocargo si sta orientando a un concetto di supply chain as a service, se vogliamo, no? Quindi servizi fortemente centrati su intermodalità, ma sempre più intelligente, sempre più integrati. Questo è un esempio di best practice. Ingegnere, mi scusi, un'ultima domanda gliela voglio fare anch'io. I piccoli, medio-piccoli operatori logistici spesso fraintendono digitalizzazione con la semplice dematerializzazione di documenti, di pratiche burocratiche, ma la digitalizzazione, lei ce lo stava esemplificando in maniera perfetta, va molto più in là. Ecco, quanto siamo vicini al superamento di questo scoglio da parte degli operatori più piccoli dimensionalmente? Ma no, siamo abbastanza ancora, cioè, lì siamo lontani, ma diciamo c'è spazio anche per operatori grandi a volte, nel senso io ho sempre lavorato con strutture molto, molto grandi, e quindi ho una visione lì, e devo dire che già anche in quel contesto un po' c'è necessità di spingersi oltre rispetto a quello che si è fatto. Chiaramente operatori più piccoli diciamo sono un po' più indietro, quello a cui faceva riferimento un po' a livello zero, però l'aspetto positivo è che queste tecniche oggi sono comunque utilizzabili anche e apportate anche diciamo di operatori più piccoli, quindi è più una questione di cultura dell'azienda che di dimensione. Benissimo, io direi che con questo possiamo concludere il nostro incontro, direi che abbiamo toccato davvero tutti i temi. Ringrazio e saluto Raffaele Maccioni, CEO di Actor, per averci aperto questa finestra sulla digitalizzazione della catena logistica, assolutamente molto interessante. Ripercorriamo anche gli altri ospiti che ci hanno aiutato a far luce su questo aspetto che abbiamo analizzato oggi. Ringrazio quindi, vado in ordine inverso, così li salutiamo tutti. Ringrazio Mario Biason,
direttore acquisti di Zignago Vetro, che vedo ancora collegato con noi. Ringrazio Corrado Donà, amministratore delegato di Interporto Porto Gruaro. Ringrazio anche Carlo Rosignoli, presidente dell'International Propeller Club Port of Mantova. Ringrazio Paolo Galeotti, vicepresidente della provincia di Mantova, e Ezio Elia, responsabile della programmazione e pianificazione di Regione Piemonte. Gli ospiti che si sono collegati con noi, grazie davvero a tutti loro per i loro interventi. Concludiamo ringraziando invece i due ospiti che ci hanno fatto compagnia qui in presenza: Antonino Virgillito, direttore della supply chain di Verallia Italia, grazie della sua presenza, e l'ingegner Guido Porta, amministratore delegato di Metro Cargo Italia, grazie ingegner Porta ovviamente anche del suo contributo. Ringrazio ovviamente immancabile il nostro direttore di Transport Fabio Pasquarelli per la sua collaborazione. Grazie a tutti per l'attenzione e alle prossime puntate di Transport. Arrivederci.